Grazie Massimo di questa introduzione così piena, così significativa. Io ringrazio tutti quanti voi per essere qui anche questa sera. È un incontro in un orario che facilita, io spero, la partecipazione di alcune persone che altrimenti non potrebbero parteciparvi. Questo modulo è il terzo di oggi, che appunto riguarda le misure per le famiglie, per i genitori, per le persone. Abbiamo ascoltato questa introduzione di Massimo Soraci. Io vorrei dare qualche, ricordare in qualche minuto il contesto, le ragioni di questa formazione, ricordare il manuale operativo e poi appunto illustrarvi la parte inerente alle famiglie, ai genitori e alle persone. Poi lasciamo uno spazio, 40 minuti, per le domande e le risposte. Anche qui ricordiamo che potete prenotarvi sulla chat e poi ci penserà appunto il nostro amico, il nostro regista Alberto Colaiacomo, che peraltro ringrazio per questo servizio che continua a fornirci da molto tempo, e lui sarà a darvi la parola secondo l'ordine di prenotazione e poi concluderemo insieme. Ricordo anzitutto il contesto di riferimento. In realtà l'ha già ricordato molto bene Massimo, perché ci parla di una dimensione della carità in cui è rilevante anche il ruolo che può avere la promozione dei diritti della persona prima ancora che dei cittadini. La persona per noi credo che sia un concetto che abbia un significato un po' più ampio, però una dimensione più profonda della carità contiene sicuramente anche questo tema della promozione dei diritti e della giustizia, che noi riassumiamo in uno slogan: non si può dare per elemosina ciò che spetta per diritto. E da oltre un anno, in maniera più intensa, la Caritas diocesana di Roma ha aperto questa prospettiva, o meglio, vuole approfondire questa prospettiva. Il detto in soldoni significa che noi dobbiamo attrezzarci per cercare di superare un grande paradosso. Non mai, come inevitabilmente in questo anno, sono state varate tante misure, tanti provvedimenti, stanziate tante risorse finanziarie per aiutare le persone maggiormente in difficoltà. Oggi parliamo delle famiglie, delle persone, ma possiamo dire anche nel campo del lavoro e delle imprese. Ebbene, che cosa succede? Che molto spesso, ancora oggi, proprio coloro che sarebbero i diretti destinatari di queste misure, di sostegno, in realtà o non ne sono a conoscenza oppure non sono in grado di attivare le procedure, l'iter, anche la tecnologia, penso soprattutto attraverso internet e via online, quindi per poter avere accesso a ciò che gli spetta per diritto. Quindi quello che noi siamo chiamati a fare, ognuno per quello che può, ma con convinzione, è metterci al servizio, un servizio diaconale anche questo, metterci al servizio delle persone, delle famiglie maggiormente in difficoltà, per aiutarle ad agire i propri diritti, metterle cioè in condizioni non solo di esserne a conoscenza di ciò che gli spetta, ma anche ad utilizzare gli strumenti giusti per poterli appunto attivare. Con appunto gli amici, in particolare con Massimo e con Luigi, che mi hanno oggi preceduto nel trattare le loro sezioni, le loro macro aree, abbiamo pensato a uno strumento che è molto, molto banale, una cassetta degli attrezzi. Una cassetta degli attrezzi a che serve? Ad aprirla e a utilizzare gli attrezzi che ci sono dentro. Per piantare un chiodo serve un martello, per toglierle serve delle tenaglie, no? Per abitare una vite serve appunto, eccetera, eccetera. Noi ragioniamo in questi termini, una cassetta degli attrezzi che si esprime in un manuale operativo, che viene costantemente aggiornato con tutti i nostri limiti, naturalmente, alla luce delle norme che vengono varate a livello nazionale, regionale e anche comunale. Un manuale operativo diviso nelle tre macro aree: la prima è quella abitare, è stata illustrata e viene curata da Luigi Lusi, la seconda è quella appunto che illustro qui oggi io, famiglie, genitori e persone, e poi c'è la terza relativa alle misure, al sostegno al reddito, che è quella che illustra e che cura Massimo Soraci. È un lavoro di equipe che facciamo, che ci stimola e in qualche modo ci impegna a cercare di aggiornare costantemente queste misure.
Lo sforzo che noi dobbiamo fare è uno sforzo di umiltà. Pur non essendo magari competenti su certe materie, l'umiltà sta nell'accedere anche a questo manuale operativo che dà le conoscenze essenziali, diciamo così, per poter agire questi diritti. L'umiltà sta nel mettersi in ascolto non solo delle persone che si rivolgono a noi per chiedere aiuto, ma anche di coloro che possono avere, anche nelle nostre comunità parrocchiali, nei nostri centri di ascolto, anche tra colleghi di lavoro, di ufficio, di comunità, competenze tali per poter aiutare le persone, per poter aiutare i cittadini. Quindi non si tratta di diventare dei super esperti, magari qualcuno di noi già lo è, chi è avvocato, chi è commercialista, chi è un notaio, chi lavora in banca, non lo so, persone che hanno già o chi lavora presso un centro di assistenza fiscale, cioè persone che hanno già una loro competenza strutturata, possono esserci di aiuto, ma molti di noi non lo sono. Ma abbiamo cercato di produrre questa cassetta degli attrezzi, questo manuale operativo, proprio cercando di usare un linguaggio il meno tecnico possibile, ma evitando la superficialità. Perché questo? Perché i diritti non si giocano nelle grandi affermazioni di principio, ma nei meccanismi, nelle procedure e nei particolari che, se vengono rispettati, molte volte li consentono di tutelarli e non solo di proclamare questi diritti. C'è un manuale operativo, è sul sito della Caritas. Se troverete limiti, incongruenze, qualcosa di non chiaro, per favore segnalatecelo, perché per noi è un servizio quello che facciamo, lo facciamo però con grande passione. Inizio adesso a parlarvi della prima misura, e quello che voi troverete in rosso è in rosso perché sono delle novità rispetto all'edizione precedente. Addirittura ci sono delle novità che risalgono al 13 marzo, cioè quando è stato varato il decreto legge del governo, il numero 30, che ha introdotto delle ulteriori misure. Noi sappiamo addirittura che domani dovrebbe uscire questo nuovo decreto sostegni, per cui saremo costretti necessariamente ad aggiornarlo, ma intanto lo utilizziamo per quello che oggi è disponibile. Dicevo, la prima misura è la carta acquisti ordinaria. Naturalmente le slide, nel mio caso, come nel caso degli amici, dei colleghi che hanno illustrato le altre macro aree, sono di sintesi. Nel manuale operativo trovate schede molto più analitiche, addirittura coi link per poter accedere tramite online. Peraltro, se anche noi miglioriamo, parlo anzitutto per me, se anche noi riusciamo a migliorare nell'uso di internet e degli strumenti online, facciamo anche qui un grande servizio per la nostra comunità, per le persone, per gli stessi centri di ascolto. La carta di acquisti ordinari c'è da tempo, è una carta elettronica, viene caricata dagli enti, per 80 euro, 40 euro al mese. Gli enti locali, se vogliono, possono integrarlo come importo. A che cosa serve? Per la spesa alimentare presso i negozi convenzionati, per il pagamento delle bollette, della luce e del gas presso gli uffici postali. Chi può averne diritto? Le persone che hanno dai 65 anni in su, ma anche i bambini di età inferiore ai 3 anni, in questo caso saranno i genitori a poterla utilizzare. Quali sono i requisiti per il 2021? Avere un reddito, una dichiarazione ISEE reddituale che non supera i 7.001,37 euro per i 65 anni e per i bambini di età inferiore ai 3 anni arriva a 9.335,16 euro. Questa carta consente anche di avere uno sconto del 5% per l'acquisto presso i negozi e le farmacie aderenti. Dice: ma qualcuno può dire il 5% è poco? Non è vero che è poco, perché quando c'è un problema che ti manca il reddito o ne hai pochissimo, anche quel 5% è prezioso. La domanda si fa presso l'ufficio postale, ulteriori informazioni le trovate su questo link del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questa è una misura nuova, ma in realtà vecchia, perché alcuni di voi sicuramente lo ricorderanno che quando siamo partiti un anno fa, si iniziava proprio con questa misura che riguardava i famosi buoni spesa, no? Dati dal Comune di Roma. Adesso, proprio da pochi giorni, dal 9 marzo, è stato pubblicato il bando che consente alle persone che rispettano certi requisiti
di poter accedere a questo contributo una tantum, è un contributo economico attraverso una carta elettronica prepagata che consente l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Il Comune l'ha varato dopo che da parecchi mesi c'era una disponibilità di fondi fornita dallo Stato e anche in parte dalla Regione Lazio. In che cosa consiste questo contributo? Va dai 200 ai 600 euro in base alla composizione della famiglia. Una persona che è da sola, lo stato di famiglia, bisogna guardare il proprio stato di famiglia al momento in cui si fa la domanda. Quindi le persone che stanno nello stato di famiglia, una persona che è sola può prendere 200 euro, due persone 300 euro, insomma fino a ad aumentare ai 600 euro massimo, è una tanto. I requisiti sono tre: avere la residenza nel territorio di Roma Capitale, avere la cittadinanza italiana o dell'Unione Europea oppure di paesi terzi, purché si abbia il permesso di soggiorno valido. Anche qui guardate per favore la scheda perché ci sono delle variabili, e un ISEE ordinario o corrente, quindi bisogna scegliere quello più favorevole a se stessi, che comunque non superi gli 8.000 euro. La domanda va fatta presso un CAF convenzionato. Mi raccomando, spiegate alle famiglie che non è che se sono tre persone ognuno fa la domanda, deve farlo uno solo. Anzi, se sono in due o in tre di una stessa famiglia che viene, fa la domanda, viene proprio per questo tagliato fuori, cioè viene scartata la domanda. Comunque bisogna rivolgersi a uno dei CAF convenzionati presso il Comune di Roma e si trova facilmente. Ulteriori informazioni si hanno a questo account. Le agevolazioni di trasporto pubblico e locale esistono da parecchi anni nella nostra regione, è una misura anche questa interessante perché permette di usufruire di sconti che variano dal 30 al 50% sugli abbonamenti che si fanno al trasporto pubblico locale. E il reddito di riferimento massimo per avere lo sconto minimo del 30% è di 25.000 euro. Se l'ISEE non supera i 15.000, lo sconto aumenta fino al 50%. Poi ci sono altri sconti in base al numero di abbonamenti che si fanno all'interno della stessa famiglia. Per alcuni mesi c'è stato il diritto al rimborso, però questo ormai è scaduto, riguarda il periodo del lockdown fondamentalmente. Vediamo le misure per i giovani e gli studenti. Anzitutto il bonus cultura per i diciottenni tramite carta elettronica è un bonus di 500 euro che la novità consiste che si può utilizzare, lo vedete in rosso, anche per abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale. Però vedete che la gamma di prodotti che si possono acquistare con questi 500 euro è piuttosto ampia. Occorre lo SPID, occorre munirsi delle credenziali SPID. La domanda quando si può fare? Si può fare fino al 31 agosto dell'anno in cui si compiono i 18 anni. Nel nostro caso, ad esempio, se si compie appunto nel 2021, 31 agosto 2021. Ma la carta, il bonus, si può utilizzare fino al 28 febbraio, nel nostro caso, del 2022. C'è anche un numero verde per l'assistenza tecnica. Ancora per i giovani e gli studenti, il buono libro scolastici varia dai 70 ai 130 euro in base alla classe di frequenza. È interessante che si può utilizzare per l'acquisto di buoni libri presso librerie convenzionali per scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, statali e private paritarie. Ecco, ricordiamoci anche le private paritarie. L'importante è che il reddito ISEE non sia superiore a 15.493,71 euro. E anche qui c'è il riferimento al Comune di Roma, anche per quanto riguarda le domande. Il Comune dovrebbe aver rilasciato i buoni entro il 31 gennaio, magari si può verificare la situazione che si è venuta a determinare. Noi siamo ancora in attesa dei voucher previsti da una norma dell'ottobre scorso per quanto riguarda la connettività banda larga per famiglie, ma questo probabilmente riguarderà i comuni delle aree interne, anche nel caso della Regione Lazio, e non tanto il Comune di Roma.
gli studenti dell'università, io qui ricordo che nel 2008 e 2009 ci fu una grave riduzione, una fortissima riduzione delle iscrizioni alle facoltà universitarie, perché è chiaro, con la crisi economica che si iniziò a manifestare in Italia nel 2008-2009, Lehman Brothers, non nacque da quella grande crisi, ricordate gli impiegati che a New York uscivano con gli scatoloni, no? Perché hanno perso il posto di lavoro dalle grandi centrali bancarie e finanziarie americane, quella che l'immagine. Insomma, ci furono molte conseguenze, grande riduzione del reddito. Una riduzione del reddito, peraltro, che a 12 anni di distanza non abbiamo recuperato in pieno, in molti non hanno in pieno recuperato. Il PIL italiano non si è recuperato, siamo ancora di 4 punti percentuali rispetto al PIL che avevamo nel 2009, cioè nel 2019, poi purtroppo è peggiorata con la pandemia. Nel 2019 avevamo ancora un PIL ridotto di 4 punti rispetto a quello del 2009. Scusatemi la parentesi. Comunque, in questo caso, molti ragazzi e ragazze non si iscrissero all'università perché c'era una riduzione del reddito delle proprie famiglie. I governi precedenti, e questo l'ha rinnovato, hanno quindi aumentato la fascia di reddito che consente di avere l'esenzione totale o parziale delle tasse universitarie, adesso per ridurla in maniera semplice. Quindi qui si tratta di verificare per la singola università le misure che sono state prese perché potrebbero avere aumentato anche le agevolazioni. Sono stati stanziati dei fondi per assicurare il diritto allo studio anche di ragazzi e ragazze meritevoli ma prive di mezzi. Sono state prorogate le borse di studio universitarie. So in diverse città italiane, anche un'amica di Napoli mi diceva, una ragazza, dice: "Guarda, Giustino, proprio l'altro giorno mi hanno rinnovato la borsa di studio universitario." Quindi si può aiutare le famiglie, se hanno ragazzi che hanno borse di studio universitarie, a verificare se ci sono state proroghe, rinnovi, ulteriori agevolazioni della serie, non arrendersi mai, verificare sempre, cercare sempre, perché magari delle soluzioni si trovano. Evitiamo la rassegnazione. Per l'anno 2021 bisogna, ecco, verificare la rimodulazione anche del quantum di queste borse di studio. Ad esempio, per gli studenti fuori sede sono stati ampliati anche i criteri proprio per cercare di agevolare al massimo. Poi abbiamo la Regione Lazio che ha introdotto specificatamente dei buoni libro fino a 250 euro rivolti a studenti di università, di istituti di alta formazione, di alta cultura artistica, musicale e coreutica. E consente l'acquisto di libri e ebook tramite, in questo caso, prima si spende e poi si chiede il rimborso per utilizzare questo contributo. L'importante è che nel 2020 non si sia superato un ISEE, un reddito, quindi ISEE di 25.000 euro, e che si sia fatta l'iscrizione entro il 31 dicembre agli anni accademici 2019-2020 o 2020-2021. Gli acquisti, per poter avere diritto al rimborso, devono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno 2021. Ma se uno l'ha fatto il 15 marzo del 2020, lo stesso può chiedere rimborso in base a questo contributo fino a 250 euro. E naturalmente la dichiarazione sostitutiva unica del modello ISEE dell'anno 2020 deve essere stata sottoscritta entro il 31 dicembre e fatta bene, cioè senza difformità o omissioni. Poi, siccome le graduatorie escono a scaglioni nel tempo, bisogna andare a verificare su questo sito, questo del Lazio disco.it, non è un disco per l'estate, ma è così, si chiama così il sito, verificare la graduatoria rispetto alla propria domanda. E le graduatorie appunto sono iniziate a uscire dal 2 dicembre e usciranno fino al 15 luglio di quest'anno, del 2021. Ecco perché è attuale questa misura. Poi sono stati introdotti a livello anche nazionale proprio un contributo di massimo 250 euro tramite rimborso della spesa effettiva sostenuta. Quindi questa è una misura a livello italiano, nazionale,
e qui il criterio per accedervi è non avere nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore ai 20.000 euro, avere almeno un componente del proprio nucleo iscritto a un ciclo di istruzione scolastica universitaria che non sia titolare di contratto di connessione internet o di telefonia mobile. È una misura evidentemente che serve a evitare che si accentui il divario digitale tra chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere. Occorre anche qui lo SPID, quindi l'identità digitale. Siamo in attesa dell'apposito decreto che introduca la operatività di questo bonus o kit, perché è una misura varata dalla legge di bilancio approvata il 31 dicembre. La carta famiglia esiste da molto tempo. Nel 2021 la condizione è una carta sconti fondamentalmente, con i siti web o i negozi usufruibile presso siti web e negozi convenzionati. Nel 2021 per avere la carta della famiglia occorre avere almeno 3 figli conviventi e minori di 26 anni. Nel 2020 era sufficiente avere solo un figlio convivente e minore di 26 anni. È rivolta a cittadini italiani dell'Unione Europea residenti in Italia. Poi è stato introdotto a fine anno, quindi con la legge di bilancio, un aumento, è stato aumentato il contributo a favore di donne vulnerabili, vittime di violenze o in condizioni di povertà. Anche qui, una delle drammatiche conseguenze della pandemia e che sono aumentati i casi purtroppo che colpiscono di violenza o di estrema vulnerabilità che vedono coinvolte anzitutto le donne, quindi è una misura da non sottovalutare. È stato aumentato il fondo proprio per far sì che oltre alle condizioni di grande difficoltà di vulnerabilità non ci siano misure che tenga conto anche di quello che è successo con la pandemia. Qui sta per essere varato un decreto, spero presto, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Unificata Stato-Regione. Abbiamo poi un aumento ulteriore del fondo per gli anni, quest'anno e il prossimo, del fondo destinato all'assistenza delle vittime dei reati, questo sempre per contenere gli effetti della pandemia per le donne più vulnerabili. Abbiamo ci dovrà essere un apposito accordo tra lo Stato e le Regioni sulle modalità, sulla ripartizione delle risorse, ma la cosa interessante è che è stato prorogato esattamente di un anno, quindi al 31 dicembre 2021, il termine, la scadenza per la presentazione delle domande, delle istanze da parte di chi è stato vittima di reati violenti e intenzionali ed è stato portato. Prorogato di un anno il termine, quindi al 31 ottobre, del tempo dove è maturato il requisito per accedere all'indennizzo. In altri termini, è stato prorogato di un anno l'arco temporale in cui si deve essere verificato il reato, no, la violenza per la quale si richiede assistenza. Poi è stato introdotto proprio da oggi che giorno è il 18, 5 giorni fa, con decreto legge, il numero 30, il bonus servizio babysitting o per i centri estivi. Era una misura già prevista in precedenza, scaduta, prima noi nel manuale operativo avevamo segnalato che era scaduta, è stata ripristinata fino al 30 giugno, al momento fino al 30 giugno. È una misura di aiuto per i genitori, alternativamente tra di loro, che siano lavoratori, vedete, dipendenti del settore privato, oppure lavoratori parasubordinati o professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS, per genitori, lavoratori, artigiani o commercianti, per gli autonomi iscritti alle casse professionali e non all'INPS, per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente, quindi è alternativo questo bonus al congedo specifico di cui stiamo già usufruendo appartenenti alle seguenti categorie, soprattutto quelle categorie di lavoratori che sono in trincea, che sono in prima linea con la pandemia, no? Lì sono elencati, poi nella scheda troverete il dettaglio. Le modalità operative devono essere comunicate dall'INPS e il bonus è di 100 euro settimanali, sia per appunto babysitting e per i centri estivi.
stiamo parlando di bambini, no? Quindi guardate poi sulla scheda che vi fornisce tutti quanti i dettagli. Poi abbiamo rinnovato gli strumenti di sostegno per i disabili, quelli previsti dalla legge 104. Viene ribadito il tema della didattica a distanza, anche se purtroppo con il proliferare di zone rosse è chiaro che si sta riducendo la possibilità anche della didattica a distanza. È confermato il numero verde della Croce Rossa Italiana per la consegna di farmaci e della spesa a domicilio per persone con disabilità, non autosufficienti o anziani soli. Ogni singolo comitato locale della Croce Rossa poi valuterà la fattispecie. È stato introdotto questo bonus per madri sole con i figli disabili. È un contributo mensile di massimo 500 euro netti per madri o disoccupate o monoreddito, quindi sono donne sole, no? Composte da un solo genitore, quindi dalla mamma, che abbiano un figlio, figli a carico con disabilità riconosciuta almeno del 60%. Anche qui siamo in attesa del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stiamo monitorando l'uscita di questi decreti, poi vi aggiorneremo il manuale operativo, quindi ne sarete informati. Una novità importante è questo fondo caregiver, cioè per le famiglie, sono centinaia di migliaia le persone che in Italia, di ogni età, molte donne, ma ci sono anche degli uomini, che si prendono cura di un proprio familiare in condizioni di disabilità grave. E finalmente è stato istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2021, 22 e 23 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo è importante. Io conosco un uomo di 52 anni, io vivo in zona Monteverde, che da oltre 4 anni lui aveva un'officina meccanica, la mamma ormai ha 81 anni con i suoi problemi, c'è il fratello Francesco, si chiama, è un carissimo amico, che da 11 anni ha avuto un ictus molto grave, è sulla sedia a rotelle. Il fratello, alla fine, da alcuni anni, ha chiuso l'officina, si dedica completamente a questo fratello e a tutti gli adempimenti pazzeschi che ci sono. Io gli ho detto, guarda Stefano, ti faccio sapere quando uscirà il provvedimento che chiarirà in che modo potete accedere, perché lui è esattamente una persona di queste. Ce ne sono tantissime, ognuno di noi ne conosce qualcuno. Quindi è importante, ha un grande valore culturale, oltre che sociale ed economico, questo tipo di provvedimento. Nell'ambito sanitario, voi sapete che vanno a fortissimo ormai, non a forte, a fortissimo rilento le visite medico-legali dell'INPS. I dati disponibili che abbiamo trovato sono solo dei ritardi, della coda, della fila di attesa. Al 23 ottobre era di 1.187.045 persone, sia in attesa della prima visita o in attesa della visita per ottenere l'aggravamento. C'è poca informazione da parte dell'INPS su questo versante. In più ci abbiamo avuto adesso questa terza ondata della pandemia, che certamente peggiora la situazione, però ecco, teniamolo presente. È importante questa maggiorazione fino a 651 euro dell'importo di assegno di invalidità civile, che è stata introdotta in via forzosa dal Parlamento grazie a questa sentenza della Corte Costituzionale. Non sto a leggere tutto il dettaglio, lo trovate qui scritto, ed è una misura importante. Anche qui molte persone non lo sanno. Chi, per esempio, per chi ha il 100% di invalidità c'è un automatismo, ma ci sono dei casi in cui non c'è automatismo, devi fare la domanda. Quindi anche lì bisogna verificare caso per caso. Chiedere alle persone, cioè, ce l'hai ottenuto l'aumento della pensione di invalidità? Io spero di sì, per i casi in cui è automatico dovrebbe essere così, ma bisogna verificarlo. In altri casi non c'è l'automatismo, bisogna fare la domanda e se non la fai non te lo danno. Quindi l'informazione che possiamo dare loro è importante. È stata prorogata di 90 giorni la scadenza dei piani terapeutici, quelli che scadevano al 31 gennaio 2021. Vediamo che succede nei prossimi provvedimenti. Aiuti alla genitorialità,
Il premio alla nascita, il cosiddetto premio bonus mamma, 800 euro una tantum, c'è da tempo, è confermato. Ricordiamolo anche qui, soprattutto le famiglie più semplici, spesso non lo sanno, ci sono persone che hanno una casa per modo di dire, e quindi bisogna dirglielo perché magari non lo sanno. L'importante è che la domanda si può fare all'INPS dopo il settimo mese di gravidanza, entro al massimo un anno dall'evento. Un evento che può essere la nascita, ma anche l'adozione e l'affidamento. Segnalo che anche se uno perde il bambino dal settimo mese in poi lo può chiedere. Poi c'è il bonus bebè, che è un assegno mensile, che varia l'importo in base alla fascia della propria dichiarazione ISEE. Quindi più bassa è e maggiore è l'assegno, che infatti va dai 160 agli 80 euro per il primo figlio e dai 192 ai 96 euro per il figlio successivo. Comunque qui in questo caso la domanda va rivolta all'INPS, ma entro 90 giorni dall'evento, che sia nascita, adozione o affidamento. Poi abbiamo i bonus asili nido, è un contributo mensile per 12 mesi per il pagamento delle rette mensili agli asili nido pubblici, paritari e privati, o per l'assistenza domiciliare ai bambini con meno di 3 anni, con gravi patologie croniche, però secondo fasce di reddito, ISEE, quindi aumenta, no? Fino a 25.000 euro, inferiore a 40.000 euro e superiore a 40.000 euro. Vedete che è molto ampio e va da un massimo di 3.000 euro per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro, e arriva ai 1.500 euro per chi supera i 40.000 euro. La domanda va fatta online all'INPS dal genitore che sostiene la spesa, perché anche qui verifichiamo che sia quello che ce l'ha effettivamente a carico, entro il 31 dicembre 2021 e non verrà sostituita dall'assegno unico per i figli. Non ho fatto in tempo a farla, ma il Comune di Roma, proprio in queste ore, in questi giorni, ha sospeso il pagamento delle rette degli asili nido, perché evidentemente con l'entrata in zona rossa sono chiusi. Quindi adesso ripeto, non lo trovate in questo momento né in queste slide che non ho fatto in tempo, ma lo farò al più presto. E tenete presente che le rette per gli asili nido del Comune di Roma sono stati proprio in questi giorni, oggi mi pare che sia giovedì, se non ricordo male. È proprio di questi giorni questo provvedimento e prepareremo una scheda su questo. Poi abbiamo 5 giorni fa l'introduzione del congedo per quarantena scolastica dei figli e sospensione dell'attività didattica in presenza. È una misura che vale fino al 30 giugno. In che consiste? È un congedo con un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, ed è un'indennità pagata direttamente dall'INPS, i contributi sono figurativi, che va ai genitori. Per quali casi e per quanto tempo? Per la durata della quarantena scolastica dei propri figli, per la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell'infezione da Covid del figlio. Vi ho detto il beneficio economico qual è? E l'INPS deve comunicare le modalità operative per accedere ai benefici di questo provvedimento. E sono destinatari di questa misura, di questo congedo indennizzato, i genitori minori di anni 14, lavoratori dipendenti che rispettino certe condizioni. È un elenco di queste condizioni piuttosto lungo, lo trovate sul manuale operativo, il dettaglio. Comunque, sono genitori che devono avere in essere, cioè vigente, il rapporto di lavoro dipendente. Sono genitori che non devono svolgere il lavoro in modalità agile, cioè già a casa per intenderci. E il figlio deve vivere con loro, quindi deve essere convivente con loro. Può essere usufruito da entrambi, da uno solo dei genitori, oppure alternativamente dai genitori stessi, no? Quindi non è che stanno tutti e due a casa, alternativamente può starci uno in congedo. È compatibile questo congedo con la malattia dell'altro genitore, non è compatibile con il congedo di maternità o di paternità, insomma ci sono
una serie di casi di compatibilità e di incompatibilità. Per non farvi addormentare, preferisco non elencare tutta la casistica, ma è meglio che ognuno di voi se la consulti sulla scheda del manuale operativo che ricordo e che è sul sito della CARI. Ai genitori, inoltre, di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, questa era una misura già adottata in passato, è stata giustamente recuperata, spetta un congedo non retribuito, senza alcuna indennità né contribuzione figurativa, ma usufruiscono, meno male, del divieto di licenziamento e hanno in questi casi il diritto quindi alla conservazione del posto di lavoro. Ok? Quindi questo qui è importante. Altra misura introdotta 5 giorni fa è il lavoro agile per genitori, lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16. Fino al 30 giugno, anche in questo caso, i genitori, lavoratori dipendenti che abbiano almeno un figlio minore di anni 16 possono svolgere il loro lavoro in modalità agile per un periodo che corrisponde in tutto o in parte alla durata, evidentemente, della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, dell'infezione contratta dal bambino, dal figlio, della quarantena disposta dal Dipartimento competente della ASL a seguito di contatto come ovunque esso sia avvenuto. Queste sono novità arrivate 5 giorni fa. Qui torniamo al lavoro agile già previsto in base alla legge varata a metà ottobre, lavoro agile per genitori con figli con disabilità. È una misura valida anch'essa prevista da ottobre, valida fino al 30 giugno 2021. Per genitori di bambini, di ragazzi con disabilità grave riconosciuta in base alla famosa legge 104. L'abbiamo definito un diritto condizionato perché anche l'altro genitore evidentemente è lavoratore, perché questa attività lavorativa che si può svolgere in modalità agile solo se non è indispensabile la presenza fisica e poi anche tra parentesi è condizionato perché l'azienda dovrebbe comunque sia mettere a disposizione la necessaria strumentazione. È chiaro, lo ripeto, va riletta anche questa alla luce del dilatarsi delle zone rosse, perché poi la situazione diventa ancora talmente grave per cui il lavoro agile evidentemente in questi casi viene necessariamente accentuato, no? E ampliato. Abbiamo per gli aiuti alla genitorialità, gli assegni comunali di maternità. Ho notato che diverse persone non ne sono a conoscenza, è un contributo economico fornito dall'INPS a madri non lavoratrici, madri che non lavorano, residenti, che hanno partorito o adottato o ricevuto in affido questi bambini. È un importo che vale per 5 mesi, 348,12 centesimi, sono quindi fondamentalmente poco più di 1.600 euro. La domanda va fatta al Comune di Roma tramite CAF e patronati convenzionati. Voi sapete che con la Caritas abbiamo anche un accordo con i CAF delle ACLI e quindi per esempio rivolgiamoci anzitutto lì, però insomma ci si può rivolgere altrimenti se non c'è lì nella zona ai CAF convenzionati col Comune di Roma o ai patronati. L'importante è fare la domanda entro 6 mesi da quanto c'è stata la nascita, l'affido, no? O l'adozione. Vale per le cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie dotate con carta di soggiorno. L'importante è che non abbiano un reddito annuale superiore ai 17.416 euro e rotti. È un assegno incompatibile con l'indennità o l'assegno di maternità fornito direttamente dall'INPS. Poi abbiamo l'assegno mensile per nuclei familiari con 3 o più figli minori. Anche qui è poco conosciuto questo importo, però sono 145 euro per 13 mesi, è del Comune di Roma, viene erogato dall'INPS. L'importante è avere un ISEE che non superi gli 8.788 euro. Purtroppo ce ne sono parecchie di famiglie a Roma, anche a Roma, che non superano questo reddito. E la domanda la si può fare entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Anche questa è una misura che inizia a essere nota, anche
anche se deve essere ancora sviluppata in termini di praticità, di operatività, scusatemi, è l'assegno unico universale per i figli, che è anche una grande conquista, perché si va finalmente, si supera finalmente quel diluvio di singole misure che creano anche molta confusione, disorientamento. Quindi l'assegno unico universale per i figli è una misura che va finalmente, dopo 30 anni che la chiediamo, anche come Chiesa Cattolica, a sostenere, facilitare la possibilità per una coppia, madre e padre, di avere figli, di metterli al mondo. Sarà in vigore dal 1 luglio 2021, è pagato in denaro oppure come credito di imposta, quindi come riduzione dalle imposte che si pagano. È un assegno unico, universale, unico perché metterà insieme 8 tra detrazioni, incentivi, assegni familiari, sgravi, minimo bonus. Ed è un assegno che entrerà in vigore, scusatemi, le attuali detrazioni rimarranno in essere fino al 30 giugno 2021. Dopo, tranne il bonus bebè, che arriverà fino al 31 dicembre, dopo queste misure verranno accorpate, riunite nell'assegno unico universale per i figli. Unico perché onnicomprensivo di tutte queste misure. Universale perché fondamentalmente riguarderà tutti i figli, seppure con graduazioni diverse in base anche ai redditi. Verrà riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino ai 18 anni e con importo ridotto fino al compimento dei 21 anni, se ancora il ragazzo o la ragazza è a carico dei genitori e non ha reddito. Non c'è limite di età per quanto riguarda la situazione in cui c'è un figlio disabile con noi. Economicamente, quale sarà l'importo? Non lo sappiamo ancora di preciso. Noi sappiamo che ci sarà una parte fissa massima di 100 euro per tutti. È una parte variabile che varierà in misura percentuale in base al reddito. Ok? Cioè, da reddito zero la parte variabile sarà in percentuale la più alta possibile. Se l'ISEE supera i 60.000 euro, la parte variabile, solo la parte variabile, non ci sarà, sarà di zero. Entro primavera, non le primavere, ma entro primavera 2021. È attesa, stiamo aspettando la legge delega e i decreti attuativi. Qualcosa il governo ha approvato anche nella settimana scorsa, però adesso dobbiamo mettere bene a fuoco i decreti attuativi e vi daremo informazione anche su questo. Poi è stata introdotta con la legge di bilancio di quest'anno l'accoglienza, un fondo, è stato creato un fondo per 3 anni, 2021, 22 e 23, per poter dare dei contributi all'accoglienza di genitori detenuti con bambini e poterli acco farli accogliere in case famiglia protette, in case alloggio, per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. Anche qui stiamo aspettando il decreto, la suddivisione delle risorse tra le regioni e quindi i criteri e le modalità attuative. Queste misure, anche se non complete, noi ci teniamo a mettervele a disposizione perché, conoscendo ognuno di voi parecchie famiglie, parecchie persone, avendole presente, anche se ancora non ci sono tutte le misure di dettaglio, però vi si possono accendere le lampadine, no? E avere presente, magari per questa famiglia ancora non si sa bene come, devo tenerla presente perché tra un po' magari sarà disponibile questa misura di cui potrebbe beneficiarmi. Ecco perché anche se sono misure incomplete le abbiamo messe, perché almeno uno c'è la gestalt, c'è l'insieme, il quadro d'insieme, no? Ce l'ha presente. Poi abbiamo gli aiuti alla genitorialità, sono i bonus vacanze. L'unica cosa che qui possiamo dire è che questa misura per coloro, attenzione, per coloro che hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2020, visto il peggiorare o anzi o il continuare in una situazione non molto negativa. E la terza ondata è stata prorogata per coloro che hanno fatto domanda del bonus vacanze e l'hanno ottenuto, potranno utilizzarlo entro il 31 dicembre 2021. È un problema a cui poter pensare poi, non certamente, mi pare, non in questi giorni. Ancora, è stato aumentato il fondo per il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto. È un aumento
sostenere proprio fondamentalmente le misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il loro rientro al lavoro, perché spesso non possono rientrare al lavoro perché le modalità organizzative del proprio lavoro sono le stesse di quando non avevano un figlio. E allora quindi è un fondo di ben 50 milioni di euro che va in questa direzione. Stiamo aspettando il decreto attuativo per le modalità dal Ministero competente. Il congedo obbligatorio di paternità, che era stato introdotto sperimentalmente alcuni anni fa, ormai è una misura collaudata, positiva, si è verificato che è positiva, ed è stato aumentato. Ed è stato aumentato da 5 giorni a 10 giorni, che possono essere utilizzati anche in via non continuativa, quindi non di seguito, purché entro i successivi 5 mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento del figlio. È una misura che ai papà fa molto bene. È indipendente questa misura, questo diritto del papà, dal diritto della madre al congedo, no? Dopo il parto, insomma, del proprio. In questo caso i papà, per i 10 giorni, hanno diritto a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS che corrisponde al 100% della retribuzione. Quindi, se non vanno a lavorare, fanno un gran bene a loro stessi, al bambino o alla bambina, alla mamma, alla moglie, ok? E non perdono nulla tra le altre cose. Quindi, insomma, penso che sia, tra l'altro, è obbligatorio. Quindi. Ancora, gli aiuti alla genitorialità. Il bonus acquisto per gli abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale. L'importante è che si appartenga a una famiglia con un ISE inferiore ai 20.000 euro. Si tratta di un contributo aggiuntivo di 100 euro come sconto sul prezzo di vendita per gli anni questo e il prossimo. Qual è la finalità? La si intuisce: sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi. Stiamo aspettando il decreto sulle modalità attuative. È stato introdotto anche è stato il bonus TV 2021. È chiaro che queste misure hanno, parliamoci chiaro, livelli di importanza anche rispetto al pubblico, alle persone a cui noi ci rivolgiamo, molto differenziati. Però è bene averle tutte quante presenti. Perché, voglio dire, comunque vale per tutti la possibilità di avere accesso, no, a certi standard anche di servizi e di tecnologia. Comunque è un aumento fino a un massimo di 100 milioni che ha due finalità: favorire il rinnovo da un lato e la sostituzione dei televisori per la ricezione dei programmi con tecnologie più avanzate, e dall'altro favorire il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete, che è un tema purtroppo ancora attuale, perché spesso, cioè di frequente, capita che vengono smaltiti in maniera assolutamente inappropriata. Anche a Roma succede. E quindi è un contributo che va alle famiglie per l'acquisto, abbiamo detto, per lo smaltimento. Qui i due ministeri competenti ci devono comunicare con decreto le modalità operative. Gli aiuti alle casalinghe e ai casalinghe, avevamo già annunciato la creazione di questo fondo di 3 milioni, perché per coloro che, dando priorità alle donne, svolgono attività gratuita e senza vincolo di subordinazione in ambito nella propria casa per la cura delle persone, dell'ambiente e domestiche, e che siano iscritte o iscritti, nel caso degli uomini, all'assicurazione obbligatoria. Questa assicurazione obbligatoria, per inciso, è stata introdotta nel 1999. Però provate anche voi a fare dei testi e chiedere a casalinghe o a casalinghi, anche se sono di meno, no? Ma ce l'avete voi l'assicurazione obbligatoria? Vedete che molti vi dicono che non ce l'hanno, mentre invece anche questo è una cosa che sarebbe importante averlo. Comunque, la finalità di questo fondo è, attraverso la formazione, che può essere svolta anche da enti pubblici ma anche privati, poter acquisire delle competenze digitali certamente utili per poter avere maggiori chance di inserimento lavorativo, e anche per valorizzare l'attività di cura che una persona svolge. Ci sono delle misure di servizio, come la proroga della validità dei documenti di identità fino al 30 aprile, i permessi di soggiorno per immigrati
riguardanti il lavoro stagionale sono stati prorogati, quelli in scadenza il 31 gennaio. Le carte di identità, lo stesso, quelle scadute sono state prorogate fino al 30 aprile, ma non possono essere utilizzate se scadute per l'espatrio. C'è questa novità importante che la dichiarazione ISEE finalmente ha durata di 12 mesi che iniziano dal primo giorno solare dell'anno, il 1 gennaio, all'ultimo, che è il 31 dicembre. I passaporti scaduti al 31 gennaio 2020 hanno visto una proroga della validità fino al 30 aprile, e le patenti di guida scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, la loro proroga è stata portata al 29 luglio del 2021. Finisco con una misura di inclusione finanziaria che credo vada tenuta presente: il conto di base. Ne abbiamo già parlato anche in altre circostanze. Si chiama di inclusione finanziaria, cioè il diritto ad avere un conto di base senza dover per forza tenere con sé i soldi che ha, anche se sono pochi o pochissimi, è accessibile a tutti coloro che soggiornano legalmente in Italia, compresi i senza fissa dimora e i richiedenti asilo politico. Non a caso l'ho sottolineato. È un conto di pagamento, può essere un conto corrente bancario o postale. Se è completamente gratuito per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro, in questo caso addirittura non si paga neppure l'imposta di bollo, e per pensionati con reddito lordo non superiore a 18.000 euro. Certamente, vedete, ci sono delle prestazioni, un pacchetto di cui si può usufruire, non può essere rifiutato. Se si rientra in queste condizioni, non può essere rifiutato dalla Banca delle Poste italiane. Ecco, io concludo. Questo è il link del manuale operativo che vi ho accennato, è quella cassetta degli attrezzi di cui vi abbiamo parlato. La Caritas diocesana conferma il proprio impegno nell'azione di tutoraggio e di sostegno dei centri di ascolto e dei PTA, dei presidi territoriali di ascolto, nell'aggiornamento periodico del manuale e quant'altro. Qui l'ho detto prima, se avete suggerimenti, proposte, critiche costruttive, no? Non lamentazioni, per favore fatele, fateci proposte e chiarimenti, perché poi nessuno nasce imparato, anche noi abbiamo i nostri limiti, le materie, i temi sono molto vasti, la casistica è molto variegata, e quindi lavorando insieme in maniera corale, collegialità, ci si aiuta a fare sempre meglio. Basta scrivere a questo account, coordinamento covid@caritasroma.it. Io forse l'ho fatta un po' troppo lunga, mi scuso e do la parola a Alberto e a voi. Grazie.